Allora, mi chiedete di vedere la riparazione di bolli un po' più solcati. Adesso vi faccio vedere in quanto tempo si riescono a riparare questi bolli. Quindi riparazione volo 1, poi questi sono un po' più piccoli. Volo 2, qui e abbiamo creato due piccole creste che andiamo subito a eliminare. Poi questi bolli piccoli. Ok, quest'altro a posto, 1 e 2. Due. Utilizzando un puntale e non utilizzando, se possibile, un martello. Questo volo più grosso. Importante è centrare i microbolli che si vanno a creare. Quindi bollo praticamente quasi riparato. Due piccole creste, 1 e 2, che andiamo a ribattere. Quindi in 2 minuti abbiamo riparato. In 2 minuti abbiamo riparato 7 bolli. Calcolate che 50 bollini vengono pagati 400 euro. Fate voi il conto di quanto ci va, meno di un'ora. Ok? Questi utilizzando la mia lampada, quindi la lampada prodotta da Paolo Motori che amplifica notevolmente quello che sono i bolli, quindi quello che col ventaglio non si vede, con questa lampada si vede. A fianco c'è la lampada della Pro PDR. Vi faccio vedere la differenza. Lampada attuale a motori, questa qua. Adesso metto la lampada Pro PDR e mi direte voi quale lampada fa vedere meglio i bolli. Lampada Pro PDR, a mio avviso, rende i bolli meno marcati, ma dovete dirmi voi qual è la vostra opinione. Andiamo adesso a riparare altri bolli solcati utilizzando la lampada Pro PDR. Io in genere utilizzo la lampada Pro PDR per incominciare le lavorazioni, quindi per agevolare quello che è il lavoro, l'inizio. Per una rifinitura completa, quindi dove le macchine hanno una rifinitura pari al nuovo, utilizzo poi la mia lampada. Qui vediamo delle imperfezioni derivanti da precedenti lavorazioni.
li andiamo facendo. A eliminare. Quindi quel puntino lì lo andiamo praticamente a eliminare in questo modo. Gli attrezzi vengono forniti ai corsi, quindi le punte da utilizzare, le leve in carbonio da utilizzare, vengono mostrate nel loro utilizzo ai corsi e poi quelle di nostra produzione ovviamente vengono vendute. Questa è una lavorazione, non è perfetta. Andiamo a rifinire, bollo ancora leggermente basso e quel bollino lì lo andiamo a riparare con la punta fine. Imperfezione di verniciatura, questo è un tetto già riverniciato, imperfezione di lavorazione. Comunque questo è il risultato, vogliamo essere più precisi, vogliamo ancora spianare, spianiamo. Punta fine per entrare nel microbollo e rifiniamo. Questi si vedono con la lampada, questi colli qua. Senza lampada, alla luce del sole, è difficilissimo vederli. Stessa cosa col ventaglio. Quindi questa precisione l'acquisite dopo tanta pratica. Quindi ai corsi vedete come si riparano i bolli. Poi, per acquisire la capacità di riconoscere la flessibilità della lamiera, quanto fa forza con le leve, quello è un esercizio che fate e la sensibilità l'acquisirete unicamente con la pratica. Quindi un conto è vedere come si fanno le lavorazioni, un conto è riuscire a ripetere completamente senza creare punte, senza danneggiare la vernice. Quindi questo è un tipo di lavorazione. Andiamo a riparare adesso dei bolli solcati.